apre in questi giorni a Fiesole il Museo Bandini. Angelo Maria Bandini è un canonico nato a Fiesole nel Settecento, che sposa una parte innovativa della cultura settecentesca e diventa raccoglitore. Lui è legato a quel giro di lusso che potremmo chiamare romano, perché è amico del cardinale nipote di Papa Albani. Gira Vienna, gira il mondo, ma è come se fosse anche influenzato da Lodovico Muratore. Perché scopre una cosa che a noi sembra naturalissima, il mondo dei fondi oro, ma che allora corrisponde a una rivalutazione radicale del grande cosmo delle immagini del Medioevo. Riesce addirittura a capire la cosa per lui in assoluto più arcana, l'antico gusto bizantino. Non credo che lui sia un uomo ricco, ma credo che allora sia facile comperare. Infatti la fortuna di trovare niente meno che un vero capolavoro di Taddeo Gaddi. Un dittico clamoroso come quello di Giovanni Di Marco, con un Battista cesellato in gotico dai piedi espressionisti, un Lorenzo Monaco per Francescani con figure di Madonna e di San Giovanni totalmente teatrali e Cristo dolens umano e sofferente. Dei trionfi di santi di sapore francese. E dei trionfi laici veri e propri, quei trionfi che vengono dalla tradizione petrarchesca e che già Bellini, Mantegna e poi il Cossa Schifanoia hanno trasformato in uno stilema vero del Rinascimento di corte, dove si mescolano paesaggi lagunari adriatici e ricchezze fiorentine, movimenti botticelliani e profili eleganti alla ghirlandaio, e poi percorsi esoterici per iniziati che la sanno lunga su tutto il mistero dei segni e dei simboli. Fiordalisi onnipresenti, materiali talmente fecondi che hanno consentito all'Istituto del Restauro di Firenze di operare questo curioso miracolo della clonazione di un crocefisso. Sotto la parte qui presente, che era quella apparente e dipinta alla fine del XIII secolo, si nascondeva la parte prima dell'inizio del medesimo secolo, e fra l'uno e l'altro appare tutta la trasformazione teologica, concettuale e artistica in corso in quegli anni. Una prima stesura ricomparsa con ancora le architetture bizantine e la descrizione puramente stilistica del corpo. Una seconda dove il corpo di Cristo diventa umano. E la prima che con l'abilità del restauro ricompare come se fosse la seconda. Pitture su fondo plastico. Poi questo strabiliante vetro dipinto in area direttamente giottesca, con lo spirito del dolore che ritrovo in Giotto, con lo strappo delle vesti degli scrovegni. Il canonico sconfina facilmente nel Rinascimento con Perin del Vaga. E con questo curiosissimo Luca Signorelli, dove tutti sono così incurvati da sembrare in centrifuga. E infine si fa un'intera collezione di tutta la famiglia dei Della Robbia, dove trovo tra l'altro un San Francesco particolarmente curioso per il suo realismo. O un Andrea Della Robbia che sembra un po' un santo e un po' Apollo.